GDR. Non ve lo aspettate, non ve lo aspettate, non vedo l'ora di dirvelo. Dove andremo, ragazzi? Dai, c'è solo una cosa nella valigia. Sì, che è uscita, ma c'era. Sì, è questa. Se questo gioco l'abbiamo giocato sempre in casa, oggi dove andremo a giocare questo gioco? Una vera pista. Sì, andremo una pista qualunque, ragazzi. No, la pista dove si allena la nazionale italiana di curling. Fate le valigie e preparatevi a lanciare le stone, perché si parte! La famiglia GBR parte dal Friuli attraverso Veneto e Trentino e giunta a Trento si inerpica per la strada fino ad arrivare a Cembra, dove si trova il Pala Curling. E lì, dove si allena la nazionale olimpica, si può provare questo fantastico sport. Questo, ragazzi, è il campo di gioco, vedete? Abbiamo due piste e ora Matilde, Nicolò, Ale, anche io, veniamo forniti di scopette. Sono leggerissime. Entriamo nel campo. Qua dentro, ragazzi, fa freschetto. Infatti chiudiamo la porta. Ah, c'è la soletta, ecco, magica. Sì, la suola bianca. Ecco, quella non l'abbiamo mai vista in Questa TV. È una suola in teflon che scivola, appunto. Eccoci. Si prende un bel appoggio, ci si appoggia, ci si alza piano piano, viene indietro, poi ci si spinge in avanti. E prima della linea rossa si rilascia. Sembra facile? Forte. Aspetta, vediamo com'è andato il tiro. Una guardia, ok. Quindi vuol dire che la stone è posizionata davanti alla casa a proteggere. I bimbi di Cembra, a che età cominciano a giocare a curling? Con i ragazzi abbiamo un programma con le scuole. Facciamo un corso di avviamento tra la quarta e la quinta elementare e poi proseguiamo. Quindi Nicky ha l'età giusta per iniziare, anche perché ci vuole un po' di forza muscolare, soprattutto per lo stacco iniziale. Vai, spingi, spingi, benissimo, vai Matti, brava, guarda la punta, bravissimo, stacco, piede in punta, guardate che stile. Adesso guardate, perché io farò la stessa cosa, ragazzi, identico. Livello 2, una stone in meno, una scopa in più. Brene! Bellissimo! Il piede sinistro che scivola deve andare avanti. Lato avanti. Sì, sì, poi si tira. Bravo, bravo, bravo! Linea buona! Linea buona, linea buona! Vediamo, vediamo dove la mette, vediamo dove la mette. È andata, è andata. Sentite il rumore, ragazzi. Piano, piano. Mentre Nicolò è già partito. Vai, vai, vai. Bravo, Nicky. Bravo, Nicky, guarda come gira. E poi Nicky fa la spazzetta. La spazzetta. Ecco, adesso capisco quanto è difficile tirare e poi anche andare a spazzare da soli. Non è per niente banale. Ma che vuoi tirare? Guardate la punta, guardate la Bravo. Punta. Brava, Mati. Ale, sguardo della tigre. Ecco, perfetto, ci siamo. Oh, molto bene. È partita, è partita, è partita. Deve arrivare fin laggiù. Deve arrivare fin laggiù. Vai, Nicky. Nicky al gran finale, da di polso proprio. Stai bene? Stai bene? Sì. Comunque dal basso. Sì, no, no. Non è molto... Sì, non rischi tanto di farti male, ecco. Buono, un po' più al centro, Nicky, ma bravo. Guarda come hai fatto, no? Bravissima! Aiutata dallo scopino. Guarda, devo raggiungerla, ma a piedi, eh. Guarda, Leale. Noi pigri sul legno. Loro agili sul ghiaccio. E ora, ragazzi, è il momento della sfida. Fate il tifo per la squadra dei genitori! E fate il tifo anche per la squadra dei bambini. A cosa giocheremo, Luca? Allora, vi proporremo una sfida di double mix in versione rivisitata. Giocheremo sulla casa più vicina dove ci scivola. Questa qui? Faremo come nel double mix, appunto, tireremo una boccia un giocatore, tre bocce centrali un altro giocatore e la boccia finale l'altro giocatore. Come si sceglie il colore delle stone da tirare? Nella tradizione viene fatta un lancio della monetina, testa e croce. Allora, noi testa. Si lancia. Sul ghiaccio. Croce. Croce. Iniziano i piccoli. Questo no, non vuol dire che vinceranno no, loro. No, scelgono. Quindi scelgono. I piccoli scelgono se avere l'ultimo tiro nella prima mano o se tengono o se scelgono il colore. L'ultimo tiro è importante. Di cosa? Possiamo scegliere o se fare noi l'ultimo tiro. Si stanno consultando, ragazzi. Facciamo il tiro, l'ultimo. Eh sì. C'è stato il consiglio del professionista, l'ultimo tiro. Dove la vuoi? Aspetta, devo prendere lo scopino.
sì. Prima di decidere dove. Allora. Però non è molto utile in questo caso lo scoppino. È vero, sì, perché c'è no, poca distanza. Se la lancio però... corta la puoi allungare un po'. Senz'altro, sì. Tu no. A tu mandarmela fuori. No, non puoi. Aspetta che devo almeno lanciarla. Però non vale. Ah, io la metterei qua, non troppo indietro. Perché se loro bocciano dopo, ci ritroviamo la stone fuori. Vediamo. Gratta, gratta, gratta. Basta, basta, basta. Ok, linea sì. Buona. Linea buona. Vai Mati. Sbocciata? No, guarda che ci butta fuori. No, 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 no. Ma no. Birbetta. Non penso una stone. Adesso devi tirarne tre tu. Vado, giro, guarda come giro. No. Sì. No. Lei ha girato un po' troppo. Ho esagerato. Sì. Parte Nicolò che sboccia la sua. Occhio, 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 occhio. È dentro. Sì. È dentro! Guarda, guarda, guarda come gira, guarda come gira, guarda come gira! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Okay, dai, 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 dai! Dai, dai! Vado! Occhio! Ma mi sboccia! No, 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 no! Vai, si è buttato fuori! Bene. Lui è rimasto! Il punto è nostro adesso! Sì, 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 sì. Luca, tu cosa faresti? È un bel punto! Ok! Così che non riescano a bocciare di nuovo! Beh, quindi devo mettermi dietro la rossa. Dietro la rossa, così okay. È incolpibile. Vai! Vado! Mi raccomando, da questo tiro dipende tutto. Lunga, lunga, più lunga. La preparazione. Lo sguardo da tigre. Buona! Dai che sboccia anche l'altra. Quasi, quasi. Forse, ragazzi, sono ancora due punti, perché c'è questo che è più vicino. Oh, Ale decisiva. Gran sbocciata. Dai che resta in campo. Bene, 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 bene. La sola riuscita. Al momento sono tre punti. Tre punti. Abbastanza piano che si appoggi qua. Guardate, dammi Nicolò vuole proprio toglierci quella. Nicolò, dammi la scopetta. Grita, un secondo. È importante per mettere sotto pressione Matilde l'intervista. Come si sente a fare l'ultimo tiro decisivo? Bene, so va io. No! Ha scacciato la pressione. E adesso... Buona, attenzione. Buona, buona. Buona, buona, buona. Vediamo, vediamo. Siamo lì, siamo lì. Grandi! Un punto rosso. Per la sfida definitiva vi presento la squadra campione dei piccoli. Che affronteranno attenzione. Per l'occasione la squadra dei campioni di Cembra. Eccoli qui, abbiamo Luca che già conoscete. Eccoci. E signore e signori, Sebastiano. Ciao a tutti. Componente della squadra olimpica di curling. E senti, dici che esperienza è stata? Una bella esperienza, era la mia prima Olimpiade e auguro a tutti gli atleti di fare questa esperienza perché è stato fantastico. I piccoli scelgono testa. Sarà il ghiaccio a decidere. Croce. Croce. Scegliamo il colore stavolta, facciamo gli alternativi. Troppo buono. Vediamo il rosso che gli piace il rosso. Glielo dobbiamo. Allora, hanno scelto il rosso. Hanno scelto il rosso, beh giustamente. Un segnale di sfida ragazzi. No, la, ecco il trucco. Ha pulito la stone, hai visto? Occhio, occhio, occhio. È andato lungo. Vai, Nicky, Nicky, pulisci, pulisci, pulisci. La metà in voi. Bene, bene. Mati, tira forte, forte. Guarda, Nicky, sfatta un po'. No, 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 no. Occhio, occhio, occhio. È lunga, è lunga. È lunga. Metti il freno. È lunga, è lunga. Vai. Ma come mossa non è male. Gli avete lasciato il gioco e la responsabilità di decidere. Occhio della tigre. Guarda, guarda, guarda. Così si scalda. L'hanno messa proprio lì davanti. Questa è scuola, Ma sposta. Sì, mi sposto, meglio. Vai. Una. Bella. E il punto. Occhio. Nostro. Bravo. Sì. Credo sia vostro, sì. Sì, credo. Aspetta. Luca ha scelto di sbocciare. No, guardate, l'ha fatta uscire. Quindi al momento abbiamo due punti rossi. Vedi che l'esperienza, abbiamo messo due punti di testa. E vediamo, vediamo. Sì, 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 sì. Ancora due loro. Ancora due loro, sì. Guardate Luca. C'è tanto di rotazione. Hai visto, hai visto. Ma questo ha girato, si è visto proprio. No! Lui è in grado di... Lo so, lo so. Questo è quello che tu cerchi di fare la doppia sbocciata. La doppia sbocciata, vai Nicky. Minella dritto per dritto. Forza Nicky. No, lo so. Buona, buona. Bella! Sì, bella! Bravo, Nicky, buona, buona. Grande, bravo. Adesso il punto è giallo. Facciamo l'appoggio, allora. Cerchiamo di spingerla sotto la linea della T-line e restare davanti. Ah, ok.
quindi una sbocciatina, diciamo. Vediamo. L'ha fatta, ragazzi, l'ha fatta. Matti, è tutto nelle... non so cosa, però è tutto nelle tue. Matti. No. Beh, dai, si allontana. Ecco, fai l'appoggio anche tu. Sì, devi colpire questa, mandarla un po' in là. Io la mando via. Esatto, scaldati, ma non troppo. Qua, devi farlo, Matti. Vai qua. Buona, oh, per un felo, ah, per un soffio, ah. Ragazzi, il punto è rosso. Uno solo però, eh. Hanno fatto un punto solo. Uno solo. Oh, bene. Grazie per la partita, grazie. Nicky ha cercato di confonderli, perché questa è la partita sul ghiaccio, ma faremo, abbiamo portato il nostro compact curling, faremo anche una partita sul vero e proprio gioco da tavolo. E lì su questi siamo allenatissimi, siamo campioni, ragazzi, vi aspettiamo sul ghiaccio del gioco da tavolo. Giocare, ragazzi, dovete fare il giro di scatola. Noi lo facciamo sempre prima. Non è facile. No, dovete farlo voi il giro di scatola. Ecco, guardate Matilde, bravissima. Facciamo l'unboxing e giochiamo a compact curling, il gioco portabile anche in viaggio. Questo è un combatto di pietra, ma una pallina di ferro sotto che le fa scivolare. È vero, il gioco? E il gioco ha anche le spugnette, sì, che permettono di far scivolare di più la biglia. Luca? Il legno decide? Croce! Ancora! Ma non è giusto! Ah, vinceremo noi! Stavolta scegliamo l'ultimo. Scelgono l'ultimo tiro. Allora, noi scegliamo l'arancione per Nicola. Vi faccio fare un tiro di prova. Sì. Che buoni che siamo! Calibrare. Bella! Bella? Ma guarda, ragazzi, incredibile! Era la prova! Sarà dura. Vediamo Luca. Corta, c'è da lavorare, bravo, c'è da lavorare. Cominciano i piccoli. Bene! Buono, Nicolò! Buono. Non è una guardia centrale, ma è buona. Occhio. È corto. Quindi questa stone possiamo toglierla, la mettiamo in fondo. Vai Matti, sguardo della tigre. Ah! Non fare punto. Ragazzi, più tiri fanno, più imparano. Qua dobbiamo essere veloci. Ah, quasi Nicky. Nuovo lancio. Corto anche questo. Punto ancora blu. La nonna è bravissima, è vero? Sei troppo forte! Faranno due punti? Punto soltanto! Niente, confermiamo che la squadra campione è la squadra di Cembra, ragazzi! Bravi! E mentre la squadra dei piccoli continua ad allenarsi in previsione di Cortina 2026, si sta allenando, noi premiamo ufficialmente i campioni di oggi. E i campioni di oggi vengono premiati con il coloralibro della famiglia GBR. Grazie mille, ragazzi. Prego, ragazzi, in bocca al lupo per tutte le vostre avventure, gli allenamenti. Grazie mille. Sperando di ritrovarvi in nuove competizioni. Certo, noi faremo sempre il tifo. E il tifo per voi. Forza, spazza. Spazza, Nicky. Matti. Avete visto quell'allenamento? Adesso io spazzo, tu vai. E mentre noi continuiamo a giocare, ragazzi, ci è piaciuto il curling, Matti? Sì, moltissimo. È molto bello, ragazzi. Vale assolutamente la pena provare. È veramente uno sport completo. C'è strategia, c'è corsa. E se a voi questo video è piaciuto, mettete un pollicione! E non spazzate vostro fratello!
bello! E non fategli fare neanche la stona umana! Ma iscrivetevi ragazzi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! Ciao!